Nel tempo libero indosso la tuta e vado negli ospedali in tutta Italia quando posso, nelle pediatrie, e ti rendi veramente conto che dando poco riesci a ricevere veramente tanto, tanto calore, tanti sorrisi e tanto affetto da parte loro e da parte dei loro genitori. Tutto è incominciato nel 2017 quando ho visto un documentario su un'associazione no profit, Make a Wish americana, che esaudisce i desideri di bambini malati di leucemia. E hanno voluto esaudire il desiderio di un bambino, lui voleva diventare Batman, e hanno trasformato San Francisco in Gotham City. È stato bellissimo. Allora da quel momento lì ho detto voglio indossare anche io un costume. E da lì è iniziato tutto. Indossare il costume di Spider-Man per i bambini è qualcosa di meraviglioso. I bambini guardano e vedono lì davanti a loro il supereroe preferito che si materializza. Per me è un grande senso di responsabilità perché li devo fare sorridere, devo cercare di sembrare il più vero possibile. E dentro di me sento una grandissima energia. Ti rendi veramente conto in quel momento quello che sta succedendo. E allora cerchi di prestare tutta l'attenzione verso questo bambino, di ascoltarlo, di farti fare domande, e di accontentarlo, di fare fotografie con lui e di sentire tutto quello che ti vuole dire. Stai distraendo questo bambino da quello che gli sta succedendo, quindi per lui in quel momento non è più in ospedale, ma è lì con te e con il suo supereroe preferito. Spero di continuare in futuro a girare tantissimi ospedali di tutta Italia, sia grandi che piccoli. Grandi ne ho girati veramente tanti. Nel 2018 sono andato all'ospedale Maier di Firenze, sono andato anche al Policlinico Umberto I di Roma, a San Giovanni Rotondo, la casa della sofferenza di Padre Pio. E mi piacerebbe anche andare, continuare ad andare negli ospedali anche piccoli, perché mi sono reso conto che negli ospedali piccoli certi eventi sono meno frequenti. Un progetto che sto coltivando è quello di andare nelle scuole da bambini per iniziative contro il bullismo, perché mi sono reso conto che andando con i costumi, con i miei costumi di supereroi, di Iron Man e Spider-Man, ha maggior impatto e quindi magari loro potranno prestare molta attenzione a quello che gli si dice.